manca un passaggio fondamentale che coinvolge il comune di Turi in maniera, ad onor del vero, inappropriata. Tina Resta non ci sta a stare sul banco degli imputati e chiama il collega di San Michele Lorenzo Netti per discutere con l'area metropolitana. A poche ore dal Natale, sotto l'albero dei due centri del Barese, rischia di esserci infatti un regalo non richiesto e non gradito, come un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi. Asfalto, insomma. Il territorio è quello di Turi, ma a poche centinaia di metri dall'abitato San Michelino, che corre ai ripari. È evidente che diciamo, l'insediamento di un'industria simile può inevitabilmente compromettere, diciamo, questo equilibrio, ma soprattutto mette a rischio la salute di tutti quanti noi, perché a pochissimi metri qui noi saremo esposti 24 ore su 24 e quindi a possibili fattori inquinanti. Ma come dicevo prima in consiglio comunale, noi stiamo facendo questa battaglia. L'ultima novità è la missiva del senatore di Fratelli d'Italia Ignazio Zullo, indirizzata al Ministero della Salute, Presidente della Regione, Esecutivo, Città Metropolitana e ASL, ed è proprio per questo che Tina Resta si difende, dal momento che quella del suo di Turi, spiega, sarebbe solo una presa d'atto e nulla più, su decisione invece della conferenza dei servizi di Via Spalato. Le autorizzazioni per il trattamento del bitume nella cava che lambisce il territorio di San Michele sono state date dalla città metropolitana, da un organismo che è una conferenza dei servizi e che ha dato parere favorevole, il CIAP, che è il Comitato contro l'inquinamento atmosferico provinciale, e l'ARPA, che è l'Agenzia regionale di protezione ambientale.